Siamo? Trouble blew in and I took one on the chin. All of my changes are happening within. I used to wonder how the workers made it so far, but now I just wonder in awe. Ciao, sono Raffaello Cudo, velocista di 400 metri. Welcome to my life. Quando corro mi sento intoccabile, perché giustamente corro e tutto attorno a me in un certo senso sparisce. Mi sento di non essere raggiungibile da nessuno. Corro perché mi piace, corro perché mi sento libera, corro perché non penso. Ora vi porto un po' in giro per Modena, qualche posticino carino. Venite con me. But I think you're strange, like I know I'm strange, and I think that's why. I miei genitori sono originari del Sudan, sono nata in Italia tanti anni fa, inizialmente nel Casertano, dove sono nata 25 anni fa. Poi i miei genitori sono trasferiti per questioni di lavoro al nord Italia e diciamo che la maggior parte della mia vita l'ho vissuta a Modena. Da sportiva tutti quanti penseranno che penso solo all'allenamento, solo alle gare, solo a stare in pista. Sicuramente è una buona parte della mia vita, ma ci sono tanti aspetti che fanno la Raffa. C'è una signora che vende cose carine lì. Facciamo una deviazione? Il Duomo di Modena. Con davanti due leoni, che poi rispecchiano il mio sogno di zecale. Sono leone. Raffa la bionda è un soprannome che ho grazie alle mie amiche, perché parlavano appunto, no, perché sono più bionda io, più bionda io. Però quel giorno lì avevo le trecce bionde, sono uscita fuori dicendo, no, sono più bionda io. E da lì è rimasto come soprannome, quindi anche su Instagram mi chiamo Raffa la bionda, quando mi chiamano bionda mi giro, cioè in automatico. Ciao Franci, come va? Bene, domani mattina alle 8, campo, una bella corsettina e per premiarti ti porto anche fuori a pranzo. Non sei contenta? Ah, grazie mille, va benissimo. Ho cominciato a fare atletica all'età di 12 anni circa. Sono una quattrocentista, ho la possibilità di fare sport a livello professionistico nella Forza Armata dell'Esercito. Inizialmente era un gioco, un divertimento, un passatempo con le amiche. Da 4 anni a questa parte è diventato il mio lavoro, la mia essenza. Cioè se tu mi chiedi chi sei, ti dico sono un atleta d'esercito specializzata nei 400 metri. She said I almost died a week ago. I lost my will. I thought I let you know. Il 400 è quella specialità che associa velocità e resistenza. È una distanza che arriva a bruciare completamente le tue forze. Col tipo di caratteristica che ho, ovvero una corsa molto armoniosa e molto facile, molto agile, il 400 riesce a dare l'espressione di quella che sono. Let's find out. L'anno scorso a Berlino io ho corso in capelli blu. Neri e blu, quindi ho tutta la scia blu di capelli. Infatti mi hanno denominata Pacchettina. C'è appunto Alison Felix, Serena Williams come donne molto potenti di carattere, entrambe donne che tuttora hanno una super carriera, con la pausa in mezzo di figli e la determinazione che hanno dimostrato anche nel ritornare. Quindi diciamo che hanno fatto un primo capitolo della loro vita, sono ritornate da mamme e tuttora continuano a dettare legge. Serena Williams, I love you. Sono qua, qua, 3 per 1000, qua, qua. Migliori sei di tutti i tempi. È la papera, Raffa, qua, 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 qua. A
Al momento sto lavorando per l'Olimpiade, che è la gara più importante. Mi piacerebbe tanto realizzare il sogno olimpico e avere una carriera sportiva longeva e essere da ispirazione per tante persone. Moon in the night sky, how brightly she shines. Now all the world's asleep. But the leaves in the woodland, they whisper their rhymes. Now to the roots running so deep.